Fallout 4 è uscito. Personalmente il videogame più atteso degli ultimi 4-5 anni. Inutile dire che dalla mezzanotte del day one la mia vita sociale si è azzerata completamente e la mia immersione nelle Wasteland è stata totale. Non per tutti è così però, in tanti preferiscono aspettare cali di prezzo, preferiscono aspettare mod, patch, insomma, non vogliono essere così precipitosi come il sottoscritto nel buttarsi nel nuovo capolavoro Bethesda. Questo video è dedicato proprio a loro. Nei minuti seguenti infatti vi proporrò 5 validissimi titoli che nell'attesa di giocare Fallout potranno farvi provare emozioni, ambientazioni, meccaniche e sensazioni simili a quelle dell'attesissimo GDR. Ovviamente non si tratta di cloni di Fallout, si tratta di giochi talvolta anche molto diversi, ma con ambientazioni o meccaniche molto vicine a quelle che possiamo trovare in Fallout 4. È inutile dire che i titoli che do per scontato che abbiate già giocato sono gli ultimi due Fallout usciti, Fallout 3 e Fallout New Vegas, che per ovvie ragioni non ho incluso in questa lista. Detto ciò, siamo pronti per cominciare. È poco noto, ma il primo Fallout nasce come clone di Wasteland, titolo del 1988 il cui seguito è uscito lo scorso anno. Giocare a Wasteland 2 è come fare un salto nel tempo di 20 anni, dato che il videogame sviluppato da Inxile Entertainment è tutto ciò che Fallout era e rappresentava negli anni 90. Un GDR vecchia scuola, duro, puro, fatto di gestione del party, di combattimenti a turni, di moltiplicatori, statistiche e risorse da centellinare, in un ambiente post-atomico che tutto farà fuorché aiutarci. Al comando di un gruppo di ranger, dovremo seguire inizialmente delle quest apparentemente di routine, che si evolveranno nel gioco svelando una trama veramente appassionante e ricca di colpi di scena. Il tutto legato a delle meccaniche di una profondità disarmante. Non è un gioco per tutti, anzi, direi che è veramente per pochi, ma l'atmosfera e le soddisfazioni che questo titolo, ingiustamente passato in sordina, sa regalare, sono uniche. Se siete amanti dei GDR vecchia scuola, Wasteland vi saprà catturare e tenere impegnati per oltre 60 ore solamente con la quest principale. Passiamo da un ambiente post-atomico immaginario a uno purtroppo più che reale. La serie Stalker è probabilmente la migliore esperienza FPS survival post-apocalittica presente sul mercato, ancora oggi dopo anni dall'uscita. Ambientato nelle lande limitrofe al disastro di Chernobyl, i tre Stalker usciti finora, di cui consiglio di recuperare soprattutto il primo, Shadow of Chernobyl, uscito nel 2007, sono degli FPS in grado di trasmettere una sensazione di desolazione, minaccia e pericolo senza eguali. Il gioco è uno shooter vero e proprio, scordatevi i livelli, skill e crescita del personaggio, ma la profondità è comunque pazzesca. Un inventario che dovrà essere gestito in modo maniacale, il bisogno di bere, mangiare, dormire e bendarsi le ferite, i mutanti che infestano la zona, come viene chiamata, e le improvvise emissioni radioattive dalle quali bisognerà mettersi al riparo ogni qualvolta verrà dato l'allarme, rendono Stalker una delle serie più hardcore della scorsa generazione. Se saprete sorvolare su un comparto tecnico ormai arretrato e una buona collezione di bug e glitch vari, Stalker vi saprà regalare delle sensazioni, dei ricordi che difficilmente dimenticherete. Ecco che con il titolo successivo si abbandona qualsiasi velleità GDR e si passa allo shooter duro e puro. Metro 2033 e Metro Last Light in comune con Fallout condividono solo visuale, contesto narrativo e senso di oppressione. Niente free roaming, niente crescita del personaggio, ma un FPS con una fortissima componente narrativa. In Metro vestiremo i panni di Artyom, un ragazzo appena ventenne, cresciuto da quando aveva pochi mesi nelle gallerie della metropolitana moscovita, ove i sopravvissuti all'olocausto nucleare si sono rifugiati per sfuggire alle radiazioni e alle terribili creature che popolano ciò che rimane della capitale russa, immersa in un inverno nucleare e calpestabile solo per pochi minuti se muniti di maschere antiradiazioni.
your love. Un gioco cupo, tetro, con alcune parti che sconfinano addirittura nel genere horror. Una trama matura e un gameplay affinato, basato su una gestione delle armi e dell'inventario minuziosa, anche se non complessa. Non si tratta di un GDR, ma di un FPS strettamente legato alla trama e fortemente lineare, che però merita di essere provata da tutti coloro che adorano le ambientazioni post-apocalittiche. Passiamo a una tipologia di giochi che si discosta sempre di più rispetto a Fallout. Abbandoniamo le terre post-apocalittiche e fiondiamoci in un'apocalisse zombie, con due titoli abbastanza diversi fra di loro, che condividono però meccaniche survival e senso di desolazione e oppressione propri della serie Bethesda. Dying Light e DayZ sono, come detto, due giochi ambientati in un'apocalisse zombie, in una civiltà distrutta, uno single player molto più story driven, un altro puramente sandbox e multiplayer. Entrambi mettono però in primo piano la sopravvivenza, in un mondo ostile con armi che si danneggeranno, un crafting ben fatto e soprattutto un senso di impotenza unico nei confronti degli infetti che ci attaccheranno. DayZ in particolare nasce inizialmente come mod di Arma 2, presenta quindi meccaniche molto hardcore e richiederà al giocatore di lootare tutto ciò che si trova nell'immensa mappa, craftare oggetti, mangiare facendo attenzione a cosa si mangia, curarsi delle malattie, le ferite, muoversi nell'ombra e centellinare i proiettili che utilizzeremo contro gli zombie e gli altri giocatori, che come nella realtà in una situazione simile sarebbero disposti a fare qualsiasi cosa pur di sopravvivere. DayZ è la migliore rappresentazione videoludica di cosa accadrebbe in un'apocalisse zombie, l'essenza della sopravvivenza. Dying Light invece è molto più cacciarone come gioco. Avremo meno possibilità, saremo molto più forti e dovremo comunque seguire una trama, anche se la città è completamente esplorabile. Anche qui il fattore sopravvivenza è presente, ma decisamente meno marcato che su DayZ. Un'alternativa meno hardcore e più guidata, possiamo definirla. Concludo questa lista con un titolo sempre di Bethesda, o meglio pubblicato da Bethesda, ma prodotto dalla storica ID Software. Rage, uscito nel 2011, è ambientato decenni dopo la caduta di un asteroide che ha devastato la Terra e ci fa impersonare un sopravvissuto di un'arca, una struttura progettata per far sopravvivere alla catastrofe alcuni elementi del genere umano. Come in Fallout, all'uscita del bunker dove siamo stati in sonno criogenico, ci ritroveremo in un mondo devastato, ma non disabitato. Predoni, mutanti e altre strane creature ci faranno cucù appena messa fuori la testa dal nostro rifugio e solo l'aiuto di un abitante di una comunità di sopravvissuti ci salverà la vita. Inutile dire che verremo subito messi al lavoro. A conti fatti, Rage è un free roaming apparente. Le quest infatti ci costringeranno sempre ad infilarci in strutture e bunker molto lineari e il gameplay si avvicinerà molto ai classici giochi di D-Software. FPS frenetico, veloce e violento, con una gestione dell'inventario appena accennata. In comune con Fallout c'è solo l'ambientazione. È il gioco più distante in questa lista al capolavoro Bethesda, ma ho ritenuto comunque giusto citarlo. Rage è un gioco spesso ingiustamente dimenticato e ogni qualvolta ne ho la possibilità mi piace sempre parlarne. Per oggi è tutto, torno a chiudermi nelle wasteland contaminate. Un saluto da Ciro e ad un prossimo video sul mio canale o su spaziogames.it. Wanderer.